questa occasione si può dire scusate di tanto, ma andiamo tutte le parti del mondo. Quindi iniziamo dando il buongiorno e il benvenuto davvero a tutti voi e desidero ringraziare per la loro presenza, l'onorevole sottosegretario di Stato, il ministro degli affari esteri, il tanto Merlo, onorevoli deputati, senatori e delle posizioni estere, in particolare senatore del Mario, la senatrice Francesca Verisi, l'onorevole Marco Borghese. Ringraziamo in rappresentanza della signora Presidente della Regione, l'assessore Roberto Lagallo per la sua presenza. Ringraziamo il direttore generale dei Italiani all'estero, il ministro degli affari esteri, il ministro Luigi Maria Vignani, il segretario generale del Consiglio generale degli Italiani all'estero, Michele Schiavone, e i rappresentanti del Consiglio di Presidenza della settima commissione del CGE, del Consiglio generale degli Italiani all'estero. È davvero emozionante per me essere qui. Inizia un seminario, per me si conclude un percorso durato 3 anni, quando nel 2016 un componente del CGE, il palermitano, il dottore Calà, sapendo che la tua commissione desiderava proporre a tutto il CGE un secondo seminario mondiale dei giovani italiani all'estero, ebbe l'idea di proporre Palermo come città che potesse ospitare questo evento. Ne ho proposto questa cosa al sindaco Orlando, che più tardi ci raggiungerà, e immediatamente è nata questa sintonia che questa candidatura si doveva fare. E così ho avuto anche la fortuna di essere subdelegato andando a una plenaria del CGE alla Farnesina a candidare la città di Palermo. Anche in quella sede c'è stata una competizione, oltre che alla favoritissima Roma, come città ospitante come Matera, e che palermitano sarebbe negli ultimi anni è stata una sfida su più fronte. Ma siamo convinti che candidare al di là delle vittorie siano passi importanti e passi avanti. La candidatura è già segno di organizzazione e di programmazione. Quando andai nel 2017 a candidare a Palermo, portai a Palermo questa che siete trovati tutti nella cartella, che è la carta di Palermo. È un percorso che abbiamo fatto in città e che il sindaco promuove in tutto il mondo, mettendo al centro la persona umana e il diritto di ciascun individuo di potersi muovere liberamente. Mobilità intesa come valore dell'uomo, valore imprescindibile. E ora su questa libertà si è poi fondata la nostra candidatura di Palermo capitale della cultura. È stato un dossier che non è stato semplicemente un elenco di momenti, di eventi. È stato un tentativo, così come ci ricorda la frase che sta nel frontone di questo teatro, non scelto a caso oggi, ringrazio il sovrintendente Francesco Giamarone, la direttrice Elisabetta Messi, che è qui presente con noi, per questa ospitalità. L'arte dei nuovi popoli ne libera la vita. Abbiamo provato a chiedere ai nostri monumenti che cosa ci potessero trasmettere in un momento storico così difficile, in cui l'arte del diverso è visto con grande preoccupazione, come un problema da risolvere. Questa città, così come piacevolmente ho raccontato ieri ai primi partecipanti a questo seminario, è una macedonia, un frullato di arti, di culture, di popoli, di contaminazioni che in secolo si sono susseguiti. Dall'inizio della storia dell'uomo ad oggi, non c'è una strada, non c'è un momento che parla dell'epoca ben precisa. Ogni monumento, il simbolo della cattedrale, Piazza Bellini, è una sedimentazione di architetture diverse, di culture diverse. E questi monumenti ci raccontano che quindi l'altro può essere una grande risorsa. Anche dal punto di vista estetico, la presenza del diverso può lasciarci una testimonianza ricchissima. Ed è questo il tema che mi onoro di portare avanti al Presidente della Commissione Cultura e delle politiche giovanili, di cui discuteremo anche nel tavolo tematico di giovedì mattina. Io, come rappresentante dell'istituzione locale, desidero intanto ringraziare le tante istituzioni che ci sono state vicine nel supportare questo seminario che si svolgerà a Palermo. Ovviamente il Comune di Palermo ha fatto la sua parte, entro i diversi uffici, i diversi assessorati, la Regione Sicilia, la Presidenza della Regione, la Presidenza dell'ASA, diversi assessorati, ci sono messi a disposizione. L'istituzione ESU, che vi sto studiando,
alzato la mano perché desideravamo che voi poteste andare via raccontando questa città. E perché? Cioè, secondo di noi è italiano, è un grande viaggiatore della fine del Settecento, che avete scrisse visitando proprio questa regione che l'Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova chiave di tutto, la purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la scelta e la delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra. Chi li ha visti una sola volta li possederà per tutta la vita. E quindi per questo che abbiamo creduto, per questi valori, per questo percorso della città, che questa terra sta facendo senza difficoltà, abbiamo immaginato che il luogo migliore per poter ospitare questo convegno fosse proprio Palermo. Ringrazio davvero tutto il CGM, il segretario Schiavone, il presidente Prodi, per averci dato fiducia, per aver scelto Palermo per questo importante voto di lavoro, a cui vi auguro davvero successo per poter rafforzare questa rete di italiani nel mondo e colmo veramente tutti questi significati. Vi do il benvenuto.